Amici, ora accendiamo questo. Ah, è fuori! Oddio, ragazzi, la mamma! Ok, sono pronta. Ah, ciao amici! Ora mi sono messa questo rossetto. Però andiamo a vedere cosa sta facendo la mamma. Mamma, ciao, che fai? Sofì, lo sai anche te cosa sto facendo? Sto cercando qualcosa per preparare la cena di stasera, quella con le tue amiche. Che posso fare stasera? È vero, mamma, sono felicissima. Ma ti posso aiutare a fare qualcosa? Questi? No, eh? Sofì, aiutare me? Ma non ci penso neanche, lo sai, in cucina cucino solo io. Te fai sempre un sacco di casini. No, questi no. Pronti, l'acqua? No, Allora. Uffi, ma sei antipatica, vuoi fare tutto sempre da sola. Certo, amici, Sofì è un po' permalosina. Vabbè, io continuo a cucinare, anche perché oggi farò anche un super dolce, la mia torta al cioccolato, che io adoro. Sono proprio una pasticcera, sì. Uffi, avete visto? Non mi fa fare mai niente. Ci voleva cioccolato da tritare, poi la farina, due uova. Sono convinta che mi manchi qualcosa. Devo guardare sulla ricetta, sì. Allora, tritiamo senza tagliarsi un dito, mi raccomando, Ilenia, che questo coltello taglia. Pianino pianino, oddio, mi scappa il cioccolato. Mamma, posso chiederti una cosa? Dimmi, Sofì, dimmi tutto, amore. Tranquilla, mamma, puoi anche abbassare il coltello. Visto che avevo già fatto la torta, ti volevo chiedere, ma se proprio vuoi, se ti do una manina, visto che l'avevo già fatta. Ma pensandoci bene, sai, una mano in più, guarda, non fa male, anche perché dovrei frullare le uova. Quindi, sì, dai, vieni, dammi una mano. Amici, ora monto sulla sedia e la mamma mi ha detto che devo mescolare questo senza farlo andare di fuori. Ora non posso garantire niente perché faccio un disastro, secondo me. Poi che sta? A me, sentite, non mi riesce con questo. Io faccio con questo. Amici! Questo è partito! Ho perso il controllo! Ok, ho ripreso il controllo! Sta andando dappertutto! Ora lo lasciamo così e montiamo questa melma, questo bianco dell'uovo, con questo. Ok, e vai! Bellissimo! No. Sta girando tutto! Mamma, io ho finito anche questo, però sai cosa? Io mi sono annoiata. Vai, finisci te, ciao mamma! Sofì, e lasci tutto così? Tu mi hai obbligato io! Tutte le volte la stessa storia. Voglio cucinare e poi alla fine lascio tutto così. E chi tocca cucinare ora? A me, vabbè. Meno male, almeno questo l'ha montato. Ai ai ai! Amici, venite! Cerchiamo qualcosa per cui giocare con le mie amiche stasera. A cosa possiamo giocare? Forse a truccarci.
possiamo fare leggere, raccontarci delle storie. Là all'inizio avevo visto che la mamma aveva nascosto dei petardi. Venite, questi qua, perché aveva detto che li stava mettendo a posto, invece li stava nascondendo. Allora, qui ci sono i miei preferiti, le scintilline. E poi qua ci sono i petardini, quelli che si lanciano e si scoppiano. Ora ve li faccio vedere. Aspettate, ma qua dentro c'è questo qua, un petardo vero! Guardate! Da qua si accende con il fiammifero e poi, uff, scoppia! Io devo essere sincera, non so veramente come si accende un petardo. Mannaggia, vabbè, cosa ci vorrà mai? Prendo l'accendino e poi scoppierà. Aspettate, ma la mamma dove li tiene gli accendini? Ah, è vero, in cucina! Ma dove sarà l'accendino? Uno. No, questo no. Questo forse? Niente, non so come si accende. Un altro. Oh, forse questo. Ah, è durissimo, ragazzi. Ce l'ho fatta. Whee! Questo andrà bene. Amici, prendiamo tutto e andiamo fuori. Tanto la mamma è su che si rilassa, quindi non mi sente. Andiamo. Amici, e voi avete mai acceso una scintillina? Proviamoci. Amici, ora accendiamo questo. Sofì, dove sei? Sofì? Ah, è fuori! Oddio, ragazzi, la mamma! Cos'era quel fatto? Sofì, che hai fatto? Sofì! Oddio, ma cosa hai fatto? Accendere il petardo e l'ho lanciato nel fuoco. Sofì, andiamo dentro, su che ti controllo. Ma te non sei normale. Amici, guardate cosa ha fatto. Sofì, ma come ti è venuto in mente, io dico, di prendere i petardi? Mamma mia, Sofì, prendo qualcosa per tamponarti, arrivo. Amore, no. Aia. No, via. Cioè, hai rischiato grosso. No, guarda. Aia! È tutta bruciata. Ma... No, devo chiamare l'ambulanza. Via, amore, bisogna chiamare l'ambulanza. Pronto? Sì, 118, sì. Allora, è successo così. La bambina ha trovato dei petardi. Sì, lo so che si dovrebbero toccare i petardi da bambini, ma che li devo fare? E l'ha buttato nel fuoco, è schiantato. E ora è tutta bruciata. Cioè, non so cosa devo fare. Venite subito? Sì, perfetto. Ok, vi aspetto. Sì, vengo sulla strada, almeno mi trovate. Sì, va bene, grazie. Amore, stanno arrivando, non ti preoccupare, Si risolve tutto. Oddio, madonna. Come avete visto, ho appena chiamato l'ambulanza e sta per arrivare. No, guardate, ci credo ti fa male. Allora, bisogna chiudere qui il video. E... Sofia, hai qualcosa da dire ai nostri amici? Che non si toccano i petardi quando siete piccoli, solo quando siete grandi. E solo con i genitori. Altra cosa, appena guarisce questa, è subito in punizione. No. Sì. Amici, quindi vi salutiamo. Ci vediamo al prossimo video e se vi è piaciuto lasciate un pollicione, attivate la campanella e iscrivetevi al nostro canale. Ciao!